Il canto d'entrata, siamo arrivati. Siamo arrivati da mille strade diverse, in mille modi diversi, in mille momenti diversi, perché il Signore ha voluto così. Ci ha chiamato per nome, ci ha detto siate liberi, se cercate la mia strada, la mia strada è l'amore. Siamo arrivati da mille strade diverse, in mille modi diversi, in mille momenti diversi, perché il Signore ha voluto così. Ci ha donato questa casa, ci ha detto siate liberi, se amate la mia casa, la mia casa è la pace. Siamo arrivati da mille strade diverse, in mille modi diversi, in mille momenti diversi, perché il Signore ha voluto così. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Buonasera a tutti, carissimi. Celebriamo questa sera la prima domenica di Avvento. Dopo 33 domeniche di tempo ordinario, dopo la solennità di Cristo Re dell'Universo, iniziamo oggi con il tempo liturgico dell'Avvento, l'attesa, la speranza del Santo Natale. Allora ci vogliamo veramente preparare spiritualmente, pregando, facendo silenzio nei nostri cuori, aspettando, vigilanti, con attenzione, dice il Vangelo, la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, che vuole nascere e rinascere sempre nei nostri cuori. Offriamo questa Santa Messa per Joseph Lyons, per celebrare degnamente questi santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al Tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore, perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema. Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi davanti a te, sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio fuori di te abbia fatto tanta per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, come un panno immondo sotto tutti i nostri atti in giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringerti a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto. Ci avevi messi in balia della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Parola di Dio. Fa risplendere il tuo volto, a noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini risplende, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Signore, fai splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello della tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere a noi e invocheremo il tuo nome. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e del Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita fra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibile nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede Dio, dal quale siete state chiamate alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio. Alleluia. 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 Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o a canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti: vegliate. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, iniziamo oggi con il tempo dell'Avvento. La domenica scorsa è stata per noi come il Capodanno, l'ultima domenica, possiamo dire, del tempo ordinario. Abbiamo concluso un anno liturgico e ne iniziamo uno nuovo con questo periodo prezioso dell'Avvento, dell'attesa della venuta di nostro Signore Gesù Cristo. E Gesù ci invita, durante questo periodo di meditazione, di riflessione, di silenzio appunto, di immergerci nella sua parola divina, facendo appunto silenzio, contemplando, meditando ciò che Lui ha fatto per noi, rendendo grazie soprattutto. Abbiamo celebrato 2 giorni fa la festa del ringraziamento. A noi ci dicono che in Italia non celebriamo il ringraziamento, invece sappiamo che la parola Eucarestia significa proprio ringraziamento. Quindi ogni giorno rendiamo grazie a Dio per tutti i Suoi benefici, per la famiglia, per la casa che abbiamo, per la Chiesa, per la nostra famiglia in Dio, per il pane quotidiano, per un papà, una mamma, un fratello, una sorella. Rendiamo sempre grazie a Dio per ogni cosa, anche per le croci, perché le croci ci santificano. Ecco, questo è il ringraziamento più importante da rivolgere, soprattutto a Dio e al prossimo. Abbiamo visto la domenica scorsa come Cristo, Re dell'universo, ci ha promesso che ritornerà. Non sappiamo quando, i tempi non si sanno, però ci ha promesso che ritornerà. Nel Vangelo, tuttavia, c'è una domanda aperta: quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? Questo domandò Gesù agli apostoli, e questa è una domanda aperta, è una sfida, se vogliamo, per tutti noi. Quando Gesù tornerà, come ci troverà? Vigilanti? Addormentati? Gesù ce lo chiede chiaramente. Cosa facciamo per attendere, per preparare il nostro cuore, la nostra anima alla sua venuta? La sua seconda venuta nella gloria, quando verrà dalle nubi. Sappiamo che Gesù è già in mezzo a noi, è già tornato risorgendo dai morti. Torna ogni volta che celebriamo la Santa Eucarestia, il santo sacrificio del ringraziamento. Però sappiamo che Gesù tornerà
alla fine dei tempi. La prima volta è venuto durante la pienezza dei tempi. Adesso sono passati più di 2000 anni. E lui ci ha detto che tornerà alla fine dei tempi. E ci ha detto che tutte queste cose che noi vediamo, guerre, pestilenze, carestie, virus, tutte queste cose che noi stiamo sperimentando, Gesù ci ha già detto, dovranno accadere, ma non abbiate paura. Il Figlio dell'uomo tornerà sulle nubi e dalle nubi per giudicare i vivi e i morti e per dare a ciascuno la sua ricompensa. Oggi abbiamo acceso, come vedete, la prima candela dell'Avvento. Abbiamo 4 domeniche di tempo per fare chiarezza, per spazzare, per fare pulizia nei nostri cuori. Vi ricordate quando Gesù andò al Tempio a pregare e vi trovò al Tempio, nella casa di Dio, dei mercanti che facevano commercio, facevano business, c'erano i cambiavalute. Allora fece una frusta di cordicelle e li spazzò via tutti, li mandò via fuori dalla casa del Padre mio, perché la casa del Padre mio non è un mercato, ma è casa di preghiera per tutti i popoli. Questo è il Tempio Santo di Dio. E come sappiamo, noi siamo anche il Tempio Santo di Dio. Questo corpo che Dio ci ha preparato, come lo preparò a Gesù, è il Tempio Santo di Dio per glorificare a Gesù nei nostri corpi. Però dobbiamo appunto spazzare da via, tutto via da noi, tutto ciò che fa guerra con lo Spirito Santo che già vive in noi. Soprattutto andando a confessarci, chiedendo perdono e ringraziando a Dio per ricevere il perdono dei peccati. Una volta chiesero a Padre Pio quale lingua parla Dio, qual è la lingua di Dio. Padre Pio rispose: il silenzio. Se non facciamo silenzio nei nostri cuori, non possiamo ascoltare la voce di Dio che ci parla. Siamo frastornati da mille rumori di questo mondo e non riusciamo ad ascoltare Dio che ci parla, la Madonna, i santi che ci parlano. Non siamo in grado di ascoltarli perché non facciamo silenzio, perché non spaziamo, non facciamo pulizia nei nostri cuori. Abbiamo visto come Gesù, quando tornerà, metterà alla sua destra le pecore, le pecorelle, coloro che cercano di fare la volontà di Dio. E alla sinistra le capre, coloro che invece non riconoscono a Gesù, né i più poveri, né i più deboli, né i più bisognosi, coloro che stanno morendo di fame, di freddo, che sono in carcere, che sono malati. Pensiamo ad altro, pensiamo ad altro, non vediamo l'invisibile, sono diventati invisibili, siamo accecati dalle luci di questo mondo, dai grattacieli, da questi grandi monumenti, ma non vediamo che ai nostri piedi sta morendo qualcuno di freddo o di fame. Abbiamo visto come San Martino riconobbe in un povero, in un malato, Gesù, prese la sua spada da cavaliere, invece di uccidere, divise il suo mantello per coprire questo malato, questo povero che stava morendo di freddo, diede a lui metà del suo mantello e quella notte stessa sognò a Gesù con quel mantello, con la metà del suo mantello. Ecco, bisogna riconoscere a Gesù nei più poveri, nei più bisognosi. Gesù è là. Qualunque cosa farete a uno di questi miei piccoli che hanno bisogno, l'avete fatta a me, disse Gesù. Se non mi riconoscete nel più bisognoso, nel più povero, non riconosciamo a Gesù. E Gesù dirà: via da me maledetti nel fuoco eterno, oppure ci dirà: benedetti dal Padre mio, venite a me voi tutti, benedetti dal Padre mio, perché ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere, ero malato, affamato,
ero nudo, mi avete vestito, ero in carcere, mi avete visitato. Questo è il Vangelo vivente. Venite a me voi tutti, ci dirà Gesù il buon pastore. Allora, carissimi, vogliamo veramente cercare di metterci all'ascolto della parola del Signore, soprattutto durante questo tempo prezioso dell'Avvento, dove Gesù ci invita, come sempre ci invita alla conversione, ci invita a lasciare questo mondo e a seguirlo. Abbiamo visto come nei tempi passati, quando la gente si allontanava da Dio, abbiamo visto che ci fu l'arca di Noè, il grande diluvio, ci fu la distruzione di Sodoma e di Gomorra, perché la gente si era allontanata da Dio, non seguiva più l'amore del Padre. Ecco, purtroppo oggi vediamo che a volte si intravede una autodistruzione, che forse è ancora peggio, una autodistruzione. Non vogliamo cadere in questi tranelli. Se noi ci allontaniamo da Dio, automaticamente siamo a rischio di questa autodistruzione. Perché solo Dio può salvarci. Lui è la salvezza. Lui è il Salvatore. Allora vogliamo chiedere a Lui, alla Madonna, la nostra Mamma Celeste, dato che prossimamente celebreremo la solennità dell'Immacolata, come sempre la Madonna ci introduce sempre più nel mistero del Cristo, del Gesù bambino, di Gesù bambino che nasce nella povertà, nell'umiltà, nella semplicità. Ecco, preghiamo la nostra mamma, chiediamo la sua intercessione affinché anche noi possiamo entrare spiritualmente nel mistero del Dio fatto uomo, di Gesù bambino, e nella semplicità più assoluta di un bambino vuole nascere e rinascere nel cuore di ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo e Maria Santissima. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo
e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nell'attesa del Redentore, rivolgiamo le nostre suppliche al Padre che è nei cieli, perché venga incontro alle nostre necessità e a quelle di tutti gli uomini. Preghiamo insieme e diciamo: visita il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché faccia parte a tutti gli uomini della speranza che illumina il suo cammino e risvegli loro l'attesa della salvezza. Preghiamo. Per coloro nei quali la durezza della vita ha spento ogni speranza, perché la nostra preghiera e la nostra fraternità facciano rifiorire la fiducia e la volontà di impegnarsi per un domani migliore, preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Per le nostre comunità cristiane, perché la vicinanza del Signore ci stimoli a vincere l'egoismo e la menzogna, per vivere nella verità e nell'amore, preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Per le giovani generazioni, perché vedano nel Cristo il modello della umanità nuova, a cui devono ispirarsi per le grandi scelte della vita, preghiamo. Visita il tuo popolo. Per tutti noi, perché nella realtà quotidiana ci incontriamo con il Signore, che un giorno verrà come giudice della storia, preghiamo. Per le nostre intenzioni personali e speciali. Preghiamo, visita il tuo popolo. Tu ci riveli, o Padre, che quanto più grande la nostra attesa, tanto più ricco sarà il tuo dono. Accogli queste nostre suppliche e accresci in noi con la venuta del tuo Figlio il bene inestimabile della speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Quel vino puro che t'offre la Chiesa forma la gioia dei nostri bei colli. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Gioie e dolori, fatiche,
fatiche e speranze. Nel sacro calice noi deponiamo. Accettale, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono della Tua benevolenza, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Al suo primo avvento nell'umiltà della nostra natura umana, Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Oh, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ci
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, oggi in particolar modo di Joseph Lyons, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con tutti voi. Come figli di Dio scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio,
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna. Amen. Tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche pure, avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche pure, o mio Signore, o mio Signore. Quando busserò alla tua porta, avrò frutti da portare. Avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore, avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore. O mio Signore, o mio Signore. State attenti, vegliate, perché non sapete il momento e l'ora, dice il Signore. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento, che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, o Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace e rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Sia gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il canto finale, Simbolum. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi, una cosa sola con il Padre, con il